notte del 29 e il 30, quindi tra giovedì e venerdì, è l'indizione di uno sciopero generale della logistica a livello nazionale, che è stato indetto dalla nostra organizzazione sindacale, quindi ADL Cobas e dal SICOBAS, e questa giornata è stata proclamata in rapporto al fatto che in relazione al rinnovo del contratto nazionale e alla richiesta di incontri e di disponibilità a affrontare le richieste che abbiamo presentato già da tempo alle varie associazioni di categoria del settore trasporto merci e logistica, non avendo ricevuto alcuna risposta, ma avendo inviato anche al Ministero del Lavoro e alla Presidenza del Consiglio una comunicazione relativa anche a problematiche di carattere generale che riguardano gli ammortizzatori sociali, che riguardano la rappresentanza, che riguardano ovviamente il Jobs Act. Ecco, non avendo ricevuto nessuna interlocuzione dai soggetti che abbiamo interpellato, l'assemblea del 27 settembre di tutti i delegati della logistica che si è tenuta in 13 città a livello nazionale ha deciso di proclamare lo sciopero, la giornata di sciopero per il 29 e 30. Quindi sarà una giornata molto importante. Qua a Padova abbiamo già esteso il programma che si condenserà sul fatto di un appuntamento già a partire dalle 9 di sera di giovedì, con presidi che verranno tenuti nella zona di Via Inghilterra, dove hanno sede le principali sedi appunto dei vari committenti corrieri della logistica. Poi i presidi si sposteranno via via durante la notte anche davanti ad altre sedi, da Interporto, Acque Sapone, Ali, PAM e quant'altro. L'appuntamento poi, la giornata continuerà con alle 7 di mattina ci sarà il concentramento in piazzale di Via Messico, in fianco al magazzino Ali, e da là partirà un corteo di macchine che si snoderà per tutta la zona industriale, da Corso Stati Uniti a Corso Spagna, per far emergere in maniera molto netta che c'è una forza lavoro che non accetta quelle che sono le imposizioni e quello che è anche il rifiuto, no, da parte delle varie interlocuzioni che abbiamo messo in atto, che si rifiutano appunto di interloquire con le organizzazioni sindacali firmatarie dello sciopero. E verso le 9:30, finito il corteo di macchine, ci si sposterà in centro, davanti alle prefetture e poi anche successivamente davanti al comune, dove andremo a manifestare assieme anche ad altri soggetti che possono essere interessati, da chi ha il problema della casa, ai precari, a profughi e quant'altro, per andare a riportare in prefettura il netto dissenso che abbiamo nei confronti delle politiche governative e dall'altro la forte ostilità che abbiamo nei confronti di un sindaco che oltre che non fare assolutamente nulla per i cittadini padovani, anche è il capofila del movimento razzista che è contro ogni forma di accoglienza rispetto ai profughi che arrivano in questa città. Ecco, per cui insomma la giornata poi si concluderà ancora ritornando in zona industriale e da là andando a verificare quelle che sono altre situazioni, diciamo, sulle quali abbiamo aperti anche contenziosi per quanto riguarda le specifiche realtà lavorative.